Vediamo un po'. Oh, una comunicazione! Memo per Marvin il marziano. Rispondi. Recupera la carta da gioco e annienta quell'anatra. E con annienta quell'anatra intendo dire ucciderla in maniera crudele. Deve soffrire. Una missione. Oh, che delizia. Ecco, siamo arrivati nella stanza del non si può dire qui che succede. Robby, te ne occupi tu, per favore. Sì, signora. Amico, già che ricreda, ti dispiace farlo un 20% più spiritoso? Guarda che ti ha sentito. Scusate, di che stavamo parlando? Non di formiche giganti, spero. Formiche giganti? Perché formiche ora non le definirei. Non più. Della scimmia blu cosa sai? Voi come sapete di questa cosa che io in vita mia non ho mai sentito nominare? Me l'ha detto papà. Ecco, aveva anche giurato che li vincoliamo al silenzio a fare, dico io. E va bene, a questo punto. Questa cassetta vi spiegherà tutto. L'avevo fatta preparare soprattutto per tuo padre. Nastro ufficiale americano. Mi congratulo, Damian Drake. Se stai vedendo questo nastro, vuol dire che sai già che il mondo corre un grave pericolo. La Acme Corporation è alla spasmodica ricerca della scimmia blu, un diamante. Una gemma che possiede il soprannaturale potere di tramutare le persone in scimmie e viceversa. Il folle presidente della Acme sogna di trasformare gli uomini in scimmie e di schiavizzarli per produrre scadenti beni di consumo Acme che rivenderà loro quando riacquisteranno sembianze umane. È una storia incredibile! Una storia incredibile, direi tu. La tua missione è questa. Trova il diamante, distruggilo e salva l'umanità. Sì! E non dimenticare, nessuno vuole essere trasformato in scimmia. Non hai visto niente. Grazie, Damian Drake. Ecco perché. Quella gente stava addosso a mio padre perché lui doveva salvare il mondo. Perciò se cercherò io il diamante, i balordi inseguiranno me. No, aspetta. Non mi dire che stai seriamente pensando di portare a termine la missione affidata a tuo padre. Sono d'accordo, va bene. Cosa? Ascolta, però se vuoi fare la spia, ti occorre l'equipaggiamento adatto. È qui che tenete i congegni da spia ipertecnologici? Attivazione. Accidenti! No! Pazzesco! È una cosa... è fantastico! Posso usare tutta questa roba? No. Le due cose sono di là. Beh. Ma a me piacevano quelle. Bene. Dunque, somiglia a un normalissimo cellulare. Mm-hmm. Ha il vibracall, la chiamata vocale, puoi scaricare altre suonerie. Il mio ha le stesse funzioni. Ha un elettromagnete superconduttore. Oh, scusa. Prego. GPS con plotter cartografico interfacciato, mini calcolatore e Game Boy. Laser ad alta potenza, cavo in policarbonato per discesa in corda doppia con micro ancora a reazione. Regolatore di peli nasali, dovrei essere sempre in tiro. Vieni qui, pezzo di idiota. No, acqua, pochino, Qualcuno ha sentito quello che ho detto? Permette, signora. Robby, grazie, eccellente selezione. Che pantaloni sicosi. Oltre a essere eleganti, sono anche comodi. In più, hanno tasche razzo a idrogeno liquido qui e qui. Niente rinforzo inguinale e energia nucleare. Scenderà tra un momento. Sveglia, sveglia, amici. È tempo di scatenare il caos in nome del male. Mamma, un'ultima domanda. A che serve questa carta? Beh, quella è la finestra per guardare dietro al di lei sorrisa. Cosa? Mi dispiace, quelli del servizio informazioni codificano e fanno indovinelli su tutto. Secondo me provano piacere sadico, non c'è altra spiegazione. Siamo gli umani! Sembra che abbiamo compagnia. Abbiamo visita! Yikes! Immigrati alieni! È la fine. Sentivo che questo giorno sarebbe arrivato. Fermiamoli. Per me è solo questo il giorno d'arrivo. Emergenza attivata. Ingresso sigillato per 30 secondi. Fermiamoli. La carta da gioco, grazie. No, la prendo io. Permesso, eroe d'arrivo. Una visita. Fastidiosa monastica! Gnam gnam! Buono!
bere qualcosa con una bibita fresca dopo tanto deserto. Fregatemi, ragazzi, un sipario si chiude! Fermi, o sarete folgorati! Basta! Beh, è stato divertente. Stavate cercando questa? Cosa intendeva dicendo che questa è una finestra? La finestra per guardare dietro al di lei sorriso. Questa è Mona Lisa. Che è al Museo del Louvre. Che è a Parigi. Mi spieghi come arriviamo adesso a Parigi? Facile, così!